Ciao a tutti cagnacci, benvenuti in un nuovo video. Oggi vi parlerò di uno youtuber che in genere parla di altri youtuber, lo fa con sarcasmo, lo fa con intelligenza ed è Roberto Bonetti. Oggi, al contrario di quello che avviene di solito, sarà lui protagonista di un vlog. Vi dico per iniziare che lui è il mio youtuber preferito perché sa notare tante cose dei video di YouTube, gli piacciono tutti i video di YouTube, mi piace il fatto che guardi tutti i canali, che gli piacciono tutti i video, che rimanga informato perché si vede che è appassionato di YouTube. Secondo me dietro il suo sentir parlare sempre di monetizzare, di marketing è, diciamo, sì un lato del suo personaggio, ma vi assicuro, e ho avuto il piacere di conoscerlo di persona, che la sua è una vera e propria passione per YouTube, per i video di YouTube tutti. Una critica che va fatta perché ci vuole ogni tanto, e nonostante il mio youtuber preferito, io ho notato questa cosa negli ultimi tempi e ve la voglio esprimere in video. Roberto Bonetti, come abbiamo detto, parla di altri youtuber, ma spesso ne nota solo il lato trash. Attenzione, i video di Roberto Bonetti sono di varia natura. Qualcuno parla di YouTube in generale, della marketing e del, diciamo, di tutto quello che si nasconde di commerciale dietro alcuni video, riesce a capire un po' tutto, no? E ci svela anche a noi un po' come funzionano i meccanismi YouTube, e per questo va solo ringraziato, anche perché ha fatto delle battaglie che ho condiviso dal primo all'ultimo momento, sempre per quanto riguarda il sistema YouTube. Però a volte, quando non ha, diciamo, degli argomenti forti di cui parlare, cosa fa? Usa questa sua passione per i video di YouTube, quindi lui conosce molti canali, conosce molti youtuber perché li segue, li vede, però a volte ne salta i lati trash. Inizialmente io mi sono fatto sempre delle grosse risate con qualche cosa che lui ha pubblicato, e ho scoperto così degli youtuberini sui quali ho sempre cliccato il video che proponeva lui e mi facevo due risate pensando che il personaggio fosse solo quello. Ma negli ultimi tempi mi sono reso conto di una cosa, la notai già ai tempi del video su Amico Diverte, che però il buon Roberto Bonetti nota soltanto il lato trash di alcuni youtuber, che però nascondono altro. Io penso che più si diventa grandi, adesso lo youtuber Roberto Bonetti non solo è seguito da tante persone, ma le persone non solo lo seguono, ma lo ascoltano molto, lo ascoltano pure, e questo si vede, c'è un grossissimo riscontro nei suoi video. Allora io penso che quando il nostro potere aumenta, la nostra influenza aumenta, anche le nostre responsabilità aumentano. Lui non deve insegnare nulla a nessuno, per carità, non è questione di educare o non educare, però spesso dà luce ad alcuni youtuber una luce che magari non è esattamente di quel colore che cercavano. Vi spiego meglio. Ha fatto due vlog di due youtuber che io conoscevo abbastanza bene perché avevo seguito un po' tutti i loro video. E quindi quando ne ha parlato per tutti, diciamo, per tutta la comunità, io questi youtuber li conoscevo. Uno è Amico Diverte e l'altro è Mr. Pulp. Ha messo gli accenti, purtroppo, secondo me, solo sul lato trash di questi youtuber. Ed ora questi due più tanti altri sono famosi, diciamo, o hanno avuto visibilità, o si pensa di loro, soltanto in una determinata maniera, perché Roberto Bonetti ha messo in luce solo il loro accento trash. Però questi due canali, Amico Diverte e Mr. Pulp, non sono solo dei canali trash, hanno dietro molto altro. Voglio fare l'esempio più vicino. Nel video su Mr. Pulp lui ha parlato della sua live dicendo: andate al minuto tot e vedrete lo sclero che Mr. Pulp fa con la madre. Vai al minuto tot, certo, divertente, giusti, bellissima idea di intrattenimento per il suo canale. Adesso è partito anche con The Channel. Ma se noi andiamo a guardare quella live, Mr. Pulp ha dei numeri, ha un talento. Stava parlando di cinema, di cinema d'animazione di Don Siegel, adesso non ricordo, e lo sta facendo bene. Io mi sono rivisto tutta quanta live perché ho detto: ammazza quanto è bravo Mr. Pulp. E poi sono andato a vedere altri canali, ho visto le recensioni di Mr. Pulp. Mr. Pulp è probabilmente uno dei recensori più sottovalutati di YouTube. E sicuramente il video di Roberto Bonetti non ha contribuito a esaltare questo suo aspetto. Quindi, se io posso permettermi nel mio canale di dare un suggerimento a Roberto Bonetti, quando suggerisce quei video lì trash, se può dire cosa fa lo youtuber o se ha anche cose di qualità, perché può starci un atteggiamento, qualcosa che esce fuori dai canoni, anche perché magari a volte sono anche fatti apposta per farsi notare. Però ecco, secondo me
adesso che sei ascoltato e hai una grossa visibilità, devi stare più attento a non dare una cattiva luce ad altri youtuber, perché un conto è sì la critica quando c'è sui sistemi eccetera eccetera, ma far passare un canale o uno youtuber solo per un fenomeno trash non mi sembra un atteggiamento positivo. So che sei critico con te stesso, so che vuoi che il tuo pubblico sia critico, spero che ci ragionerai su. Ciao Roberto, ciao.